no, dai, gallo! Ma no, dai! Ma no, gallo! Ah, ok, scusate. Signori e signori, buonasera. Va ora in onda Fourth Floor Family. Bring the action. Va ora in onda Fourth Floor Family. Bring the action. Oh yeah. Va ora in onda Fourth Floor Family. Oh yeah. Oh yeah. It's Fourth Floor Family. Bring the action. Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Fourth Floor Family. No, 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 gallo no. No. Ma no, dai, gallo! Ma no, dai! Ma no, gallo! Ah, ok, scusate. Signori e signori, buonasera. Va ora in onda Fourth Floor Family. Bring the action. Va ora in onda Fourth Floor Family. Bring the action. Oh yeah. Va ora in onda Fourth Floor Family. Oh yeah. Oh yeah. It's Fourth Floor Family. Bring the action. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, bentornati a un'altra puntata speciale di Fourth Floor Family. Stasera siamo partiti un po' alla grande, stasera siamo avuti un po', abbiamo avuto la regia che ha voluto fare delle varie prove. E siamo no, ma questa sera quasi un ammutinamento, sì, esatto. Perché mi avevate lasciato qua da solo, ero preoccupatissima. No, ma noi, no, noi non possiamo... è arrivato che si stava ancora vestendo. Ma infatti stasera dalla fretta ho avuto gente a casa, alle 7 di sera, stavo finendo, cioè ho iniziato ad andare a cena, sono andato a cena alle 7:30. Perché avevo gente a casa, sai, non potevi mandarli via. Cosa avete mangiato di buono? Ma sto scherzando, no, scherzo, no, scherzo. Guarda, tranquillamente, semplicemente. Lui ce l'avrebbe detto, ce l'avresti detto sicuramente. Sì, ma ho paura che abbia mangiato tipo un notte. No, 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 guarda, stasera, stasera, no, no, stasera molto una leggera. Una cenetta frugale, giusto, sì, 12 sì, portate. Giusto così, proprio per ammazzare un po' il tempo. Ma non se ti abbandoniamo. Non possiamo abbandonarti una cosa, non si può, no, non si può. Ero preoccupata, ero qua con Luca. No, no, ma stasera, come dicevo prima, non potevo abbandonarti, non si può fare una cosa così, non posso, meno non male, fare. Meno noi male siamo che sempre, siamo qua. Esatto, siamo qua, un'altra nuova puntata, stasera ricca e quindi, di... ricca e quindi di, salutiamo tutti. Salutiamo tutti, una buona serata, un buon ascolto di tutti, speriamo che stasera ci sia molta gente che ci... C'è la fila, c'è la fila. Perfetto, bene, sì, sì, ci sono le linee costipate. Praticamente, bene, quasi è, già, è un buon segnale questo, ci sono linee costipate. Ottimo. Noi siamo qui in diretta dagli studi di C100, ricordiamo la chat sul sito www.cu.tv, salutiamo e ringraziamo Stefano Giorgi e Open Factory. E quindi siamo qui. Ringraziamo la nostra regia, ormai una coppia inseparabile, consolidata. Sono anche, fanno anche pandan nell'abbigliamento perché sono tutti esatto, marittimi sul blu azzurro. Io devo fare anche un saluto speciale stasera. A chi? Questa è la mia vicina di fianco di me che mi ha fatto sulle maniche. Ah, ok. Stasera per me è un onore. Sì, anche voi fate pandan. Vedi, colori, stasera, esatto, quasi, siamo insomma, quasi. Insomma, no, ci sta però vicino. La ringrazio. Siete bellissimi vicini. Non notate niente di diverso voi stasera? L'altro che mi avevano sgridato la settimana scorsa. Sì. Più alta, ti vedo più alta. Anche forse... più male, la testa slancia, vero? Ok, però probabilmente bisogna andare a verificare se c'è quel famoso serbatoio che ho preso la settimana scorsa o se c'è qualcos'altro. No, no, sono cresciuta. Sei cresciuta? Cresciuta. Anch'io sono nell'età dello sviluppo, capisci? Ah, ho capito, sì, mi fa piacere. Ma vedo che cresci bene. Ha bevuto tanto latte, ha mangiato gli spinaci, ha seguito un'alimentazione sana, i crostini, il brodino di pollo. Ok. E sono diventata
puntata alta. Bene, mi fa piacere la cosa. Hai allora visto? Speriamo la prossima settimana, vabbè che ce n'è dello spazio, ma se questo è tutto il mondo... Non mi crescano le cornaga. Non pensavo questo, non penso proprio minimamente a questa cosa qua. Se cresci, dopo la fine dovremo alzare anche il soffitto perché... Ingrandiremo lo studio. Esatto, ingrandiremo lo studio. Faremo anche questo. Esatto. Dopo i saluti andiamo col primo brano di questa sera. Sì. I See You, Jotty Ranks. Spinning TV. Eccoci qua di nuovo, intornati in diretta da Radio C100 di Cento di Ferrara. Sentimo che hai visto il sole, è carichissimo. Hai visto? Sono sì. Carico, sono carico in formidabile, sono molto carico. Sì, abbiamo anche questa canzone di pianoforte in crescendo come sottofondo. Esatto, che sì. Ci vuole. Ci carica, ci carica un po', ci vuole, dai. Andiamo avanti con un nuovo, con qualcosa di buono. Chi è che inizia stasera? Inizia l'Elisa stasera, la sua partner. La mia parte qua di fianco destra, la mia partner, wow. Inizio io e parliamo appunto di lui, di Jotty Ranks, con questa I See You, che è il primo singolo di successo. I Jotty Ranks sono un duo statunitense che produce musica dance. Il gruppo è composto da Jaakko Manninen, un DJ finlandese, e Justin Taylor, un cantante di origini giamaicane. Ecco che il loro singolo di debutto, I See You, ha ottenuto un grande successo in Italia, restando nella classifica ufficiale dei download stilata dalla FIMI per 13 settimane. Ha conquistato il terzo posto nel marzo scorso, quindi nel marzo 2013. Questa band che io chiamerei quasi bendina, sì, i bei vecchi tempi. Sì, è una bendina. Tutti i due. Li chiamiamo bendine. Esatto, le bendine. Quindi questo sarà parte del nostro vocabolario, il vocabolario di First Floor Family. Esatto. La volta scorsa abbiamo avuto il momento... Potremmo fare la rubrica, le bendine, esatto, no? Esatto, faremo la rubrica, le bendine. Come avevamo fatto la volta scorsa, al momento salute 33 di First Floor Family. Questa facciamo volta... Facciamo anche le bendine. Facciamo le bendine. Ok. Poi il prossimo insomma, giro faremo anche le mondine. Ecco, lui pensa sempre alle donne. Qualsiasi lavoro facciano, sì. Qualunque cosa, donne. Oh, sempre uomo sono. Ma che alla dice, fine. Facciamo la rubrica del metal meccanico. Dai, no, no, non gli frega niente a lui. No, metal meccanico non ci penso proprio. Le donne per me è la mia specialità. E poi, ragazzi, voglio dire una cosa: cioè, stasera io insieme a voi. Cioè... Ho quasi paura di quello che lei sta per dire. No, niente, cioè io sono molto carico, siete voi che mi caricate, capito? Ma è perché aveva visto il primo sole. Probabilmente, adesso inizio a bronzarmi, vado a fare le passeggiate al pomeriggio. Becco di brutto e via, capito? E così arrivo la sera, il mercoledì sera, che sono carico, poi insieme a voi giustamente mi caricate di più la serata, e io sono contento. Io sono spaventata stasera, spaventata. Può stare tranquilla, signorina. Speriamo di arrivare incolumi allora, alle 23:15. Io che l'ho al mio fianco, cosa dovrei fare? Ho pensato. Gambe in spalla e corri. Vabbè. Va bene, torniamo alla nostra bendina, al nostro duo. La canzone, come abbiamo potuto ascoltare, presenta ritmi pop, al contrario di quella che abbiamo nel nostro sottofondo. Mm. Questa è una frecciatina per la regia. Unita a sonorità dance lungo quasi tutto il corpo, che introducendo nel finale una invece strofa dubstep. Jaakko Manninen è il produttore del brano e componente del duo, afferma di aver ideato il testo in Italia, bloccato ebbene sì in un albergo. Al ritorno di Justin Taylor, vocalist, è piaciuto il progetto ed è stata così sviluppata la parte musicale. Quindi è nata in Italia questa canzone. Sì. Eh sì, e poi abbiamo guardato il nostro filmato che accompagna la promozione del singolo ed è autoprodotto sempre dai Jotty Ranks, è realizzato in parte con la tecnica dello stop motion e dove si alterna con il viaggio di una ragazza nello spazio a giochi appunto in cui l'inquadratura del cantante si ha accompagnata a foglietti post-it, abbiamo visto attaccati sul Domo vento, pack, c'è di Domo tutto. Pack, colore, carta segnale, movimenti, insomma un mix. Che nel, direi nel complesso è gradevole. Sì, sì, è divertente. Infatti, perché è quel video che hai visto prima, in pratica. Certo, perfetto. È proprio quello. Lei secondo me mi sta sconfondendo l'Elisa, Occhio, sì. Perché io la tengo d'occhio. Faccia il bravo e se me la confonde poi mi arrabbio. No, non faccio niente di particolare. Stasera io guardo attentamente il computer, magari cerco di esprimere qualche parere mio. E poi dopo. Ma la sua presenza, queste parole che ha detto prima mi hanno un po' sconfortato. Sì. Quindi mi ha fatto in parte sconfortato. Sì, l'ho sconfusionata proprio alla fine.
vabbè. Sono in parte impappinata, ma è sempre il bello della diretta. Riconfortiamoci con una canzone. Una canzone va? A bocca chiusa, così se rimango zitto sono già posto. Oh, Silvestri. Grande, okay? Gallo. Bentornati. Che bello questo video, suggestivo, sì. Nel linguaggio del Sodomuti. No, ma io guardavo l'altra persona, purtroppo. Aspetta. Cioè, guardavo che mi assomigliavo io là, hai capito? Ah, tipo quello, l'energumero del video. Esatto, mi guardavo quello. Vabbè. Non guardavo, non pensavo male, capito? Vabbè. Lei vuole sedurre le donne e poi si definisce un energumeno. C'è qualcosa peloso. Che non va. Sì, peloso. Perché dico la realtà, non dico... Uno scimmiotto, praticamente. Vabbè. Bravo, sono suo fratello, scusami. Sono il fratello. Dai, che questa è una canzone seria, facciamo serie. Sì, infatti cerchiamo di fare serie, dai. Daniele Silvestri ha pubblicato l'EP che nemmeno mennea, citando la teta Che è successo? Con calma. Dalla regia gesti. Fanno dei gesti dalla regia. Finché non ci fanno gestacci va bene. Esatto. E peggio se ci arrivano con un badile o con qualcosa, che fa più male quello, Beh, insomma, sarebbe un po' al limite. Un po' eccessivo, sì. Un po' troppo per eccessivo. Per un mercoledì sera direi di sì. Esatto. E vabbè. Citando l'atleta scomparso in una canzone ed oggi lo ricorda su Facebook con affetto ed ammirazione. Preto Mennea, la freccia del sud, è morto a 61 anni dopo breve malattia. Poverino, sì. Cioè, non era neanche tanto e poi era un mito, insomma. Sì. Vabbè. Sì. Daniele Sil... Sì? Aspetta, scusa. Sì, Daniele Silvestri, ricordando il grande atleta di Barletta, soprannominato la freccia del sud, ha detto: ho avuto la fortuna di parlarci neanche un mese e mezzo fa. Era stato subito gentile e disponibile all'idea che lo nominassi nel mio ultimo lavoro. Aveva solo chiesto un aiuto per la sua fondazione e così aveva scoperto l'altro Mennea, quello dell'impegno verso i più sfortunati, a cui dedicava questa parte meno visibile ma ancora più nobile della sua vita. Giusto, giusto, bravo. A sì, noi piacciono le associazioni benefiche, no? Certo, sì, ci piacciono tantissimo. Anzi, Gallo fa sempre volontariato il fine settimana, vero? Io? Certo, io sempre faccio volontariato, lo faccio anche durante la settimana. E così le persone dopo si ammalano con esatto. La dalla disperazione. Io non voglio sapere che cosa intende lei per volontariato, ma a questo punto no, direi di rubare due minuti e di salutare Riccardo Ricky che ci sta seguendo Ricky. E ci scrive in chat. Ciao Ricky, grazie. Vogliamo salutare anche la nostra amica che è dietro casa. La Mitch, che è sempre in America, traditrice. Dorca miseria. E se non mi porta le Converse è rovinata. È rovinata, perciò. Vabbè. E poi ci spedisce le foto di lei che è a Manhattan con tutti questi grandi grattacieli. Io sono anche gelosa perché a me non l'ha spedita. Aia. Me la sto vivendo un po' male. Lo sottolineerei. Quando torna bisogna rimpazzare. Non mi vuole più bene. Prima cosa da fare. Esagerato. Esatto, prima cosa da fare è chiedergli. Perché è proprio questo a me mi ha fatto cattivo. Mitch, fatti avanti, mi raccomando, portagli le foto, sennò sono botte da orbi alla fine. No, infatti. Vabbè, adesso con questa tristezza sconsolata. Andiamo avanti a fare i seri, va. Okay, un salutone, Mitch. Ciao, buon divertimento. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Pietro mi ha convinto a non aspettare ancora un solo istante, anche perché ci tenevo che lui potesse sentire nell'aria questa canzone. Con quel minuscolo omaggio che lo ricordava, testimonianza di un bambino mai cresciuto che non ha mai smesso di tradurre la parola velocità. Con la parola Mennea, mi sembra incredibile, ma Pietro se n'è andato. Eccolo lì, l'abbiamo anche visto. Abbiamo già inquadrato anche per il video. Eccolo qua. Lui, grande. Lui. Grande. Vabbè. Purtroppo. Nato il 28 giugno 1952 a Barletta, Pietro Mennea per 17 anni è stato detentore del primato mondiale dei 200 metri, stabilito all'Universiadi di Città del Messico nel 1979. Partecipò alla rassegna da studente in scienze politiche e polverizzò il precedente record che apparteneva a Tommy Smith. Un altro statunitense, Michael Johnson, gli strappò il primato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996.
Nel 1980 a Mosca, con una straordinaria rimonta, conquistò la medaglia d'oro, sempre nei 200 metri. I funerali sono stati celebrati il 23 marzo a Roma, nella Basilica di Santa Sabina. Insomma, notizie dei suoi tempi, Gallo. Sì. Io ero piccolissima perché avevo un anno nell'80, vabbè. Però lei si ricorda bene. Sì, mi ricordo benissimo di Mennea. Ha tenuto il record per un sacco di anni. Sì, sì, ha tenuto molto bene. Io non voglio sapere qual è il suo record, non no, me lo dica. Non specifico. Non lo voglio. No, no, non lo dico neanche. Se dice quasi mi offendo. No, no, non ce lo dica. Non glielo dico, non glielo dico. Mantenga il mistero. Mi piace dell'anonimato. Segreto, bravo. Segreto, segreto. E vabbè. E anche gli atleti italiani hanno fatto sapere che avranno le lettere P e M sulle maglie da gara in occasione dei campionati iridati di Mosca, in programma dal 10 al 18 agosto, proprio nel luogo dove l'atleta conquistò l'oro olimpico del 1980. Oppale. Beh, una bella iniziativa, dai, sì, molto eh? Molto bella. Sì, e vabbè. Sì, in suo ricordo, in suo onore. Esatto. E adesso ascoltiamo una canzone che di ricordi ne muove tanti. Esatto. Perché il Pink Floyd, il titolo wow. Non riesco a dirlo perché I Wish You Were Here. Okay. Che bello, bello, bello davvero. Questo pezzo, io spero che lui mi stia guardando perché mi ha scritto che stava cercando di collegarsi, ma gli uomini non sono svegli come noi donne. Lo volevo dedicare lo volevo dedicare a Filippo Briguglio, un mio amico di Perugia che, gran buon gustaio, mi dedicava sempre questa canzone. E vabbè, insomma, d'altronde la scelta della scaletta ovviamente è casuale, casuale. E quindi salutiamo assolutamente Filippo che mi metteva sempre le sì. cuffie, che me la dedicava e io come un ebete mi emozionavo pure. Un saluto a Filippo. Ci sono dei momenti in cui uno non capisce niente nella vita. Però in fondo questa canzone ti ricorderà per sempre lui. Infatti questa canzone mi ricorda lui, però in realtà abbiamo ascoltato i Pink Floyd per un altro motivo. Perché sentiamolo. Questa band britannica che è nata nella seconda metà degli anni 60 e ha riscritto un po' le tendenze musicali di un'epoca, ha festeggiato un anniversario molto particolare perché The Dark Side of the Moon ha compiuto 40 anni il 24 marzo. Per cui che cosa hanno fatto? Hanno organizzato un speciale ascolto mondiale sul loro sito chiedendo ai loro fan tramite Twitter appunto di mandare ricordi, fotografie, opinioni, pensieri e praticamente campeggiava sul sito questa luna illuminata e a ogni tweet, cioè all'aumentare dei tweet la luna si cambiava colore, diciamo, e mostrava di nuovo la sua parte oscura. Questo album, che è stato pubblicato il 24 marzo 73, è stato il primo ad arrivare in cima alle classifiche americane, restandoci, scusate, per 741 settimane tra il 73 e l'88. Oh, praticamente è stato più in classifica lui che la vita di molte persone. Sì. E praticamente se sommiamo gli stazionamenti del disco tra le classifiche inglesi ed americane, è stato in classifica giusto 30 anni praticamente. Ah, così proprio perché... Cioè, sì, tipo qua festeggiano esatto. Quando prendono il disco d'oro, questi per dire, a parte che è stato uno degli album più venduti e acclamati della storia della musica, ma comunque giusto per dirvi due numerini, insomma i Pink Floyd hanno venduto tipo 200 milioni di dischi nel mondo, esatto. Che cioè uno non riesce neanche a immaginare quanti sono. No, vabbè, io no. Un sacco. Un sacco. Per la vostra curiosità, perché voi me lo chiedete tutte le settimane, certo. quando metto in scaletta una band, so sì. Che lei Gallo, è il bello che Gallo me lo chiede prima, mi chiama il martedì e mi dice me lo dici il perché, me lo dici il perché, e dico no Gallo, tieni la suspense, te lo dico mercoledì in diretta. Perché i Pink Floyd si chiamano Pink Floyd. Esatto. Potremmo anche instaurare un'altra rubrica sui nomi delle band, che praticamente sono il must della nostra primavera. Mm-hmm. Praticamente questo nome è stato inventato da Syd Barrett, che ha fuso, perché mi ridi in faccia? Il must della primavera sembrava un po', non so, la moda delle righe nel pantalone che va adesso, poi no, i colori. Esce. Perché? Allora, perché uno deve essere figo solo quando ha il vestito di un certo tipo, i capelli con certi colori, uno può essere ogni riferimento a persone, cose è puramente casuale. Certo. Uno può essere figo, in questo caso io lo sono, perché sa da dove vengono i nomi delle band. In questo modesta. Caso io, modestissima dalla mia altezza questa sera, praticamente il nome è comunque inventato da Syd Barrett, che ha fuso i nomi dei suoi due bluesmen preferiti, cioè Pink Henderson e Floyd Council.
E quindi abbiamo preso la pacca di dinti anche stasera. Va bene, adesso abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo, ne ascoltiamo un altro che ha fatto un successone ai tempi, anche se lui non è che poi dopo ha avuto il percorso dei Pink Floyd, chissà che fine ha fatto. Infatti io non l'ho mai sentito. Sarà ancora nominare. Lì perché nessuno l'ha tirato fuori. Da lì dentro. Oppale. E ma dove? Lo scopriamo? Lì dentro, e adesso lo guardiamo. Ascoltiamo Key con Strange World. Eccoci, bentornati. Posso fare un saluto? Allora, saluto certo. Filippo Briguglio di Perugia che ci sta guardando. Spero che abbia sentito la mia dedica. E se non ha sentito, vabbè, gli dedicheremo qualcosa l'altra settimana. E salutiamo la Veronica che ci segue sempre. Che cara. Anche se a volte è un po' sfasata, a quanto pare, però vabbè. Ciao Veronica. Ciao. Salutiamola, salutiamola. Ci abbiamo Gallo che è un attimo sceso qui per modificare i volumi, però ha fatto qualche pastrocchio, ma sorvoliamo. Basta che no. Sorvoliamo, sorvoliamo e procediamo. Beh, abbiamo visto questo video e direi che è un'idea geniale per Bello. Cui girare un video. Sì, sì, sì. E anche se chi può dirlo se sia stata una buona idea oppure no, sicuramente il bagno è un luogo importantissimo per molti. Senz'altro. È, direi, un luogo mistico in cui si può leggere, di preghiera anche. Ci si può rilassare, magari con un bel bagno caldo, con una bella vasca, oppure distendersi con una doccia. Ascoltare la musica che ci certo, sta mettendo ascoltare Gallo la musica. O semplicemente trascorrere del tempo per prendersi cura del proprio corpo, di se stessi, staccando la spina un attimo dal mondo esterno. Sì, e a tutti gli amanti di questa attività piacerà senz'altro la prossima notizia, nata così per caso. Ecco che una delle città più in di questi tempi è Londra, e proprio a Londra è nata l'idea di questo cinema decisamente insolito, posizionato su un attico di un palazzo della città, dove gli avventori possono appunto godersi il film da una comoda vasca idromassaggio. Ecco che vediamo l'immagine, eccoli qua tutti belli spaparanzati con queste luci soffuse, il vapore che sale. Esatto, esatto. Infatti l'idea, spiega il creatore Asher Charman, è nata così in modo spontaneo. Un giorno, mentre era con qualche amico e voleva vedere un film, ma voleva anche usare la vasca idromassaggio, cosa ha fatto? Ha unito le due cose. Quante cose che voleva. Non è mai contento lui qua. Vabbè. Dall'utile e dilettevole. Esatto. Sì, direi che in questo caso entrambe le cose sono dilettevoli. Sì, sì, sì. Sì. Beh, dilettevole anche il guadagno che ne sta scaturendo, no? Decisamente, decisamente. Insomma, cosa hanno fatto? Hanno messo tutte queste vasche idromassaggio, hanno proiettato il film sul lenzuolo e si sono goduti lo spettacolo a bagno. Dentro queste vasche idromassaggio, così rilassandosi, e spesso dice che nascono anche feste spontanee. Quindi per il non piacere... voglio sapere che genere di feste, perché magari tipo è un po' originale. Già omettiamo queste cose. E l'iniziativa ha avuto un notevole successo, tanto che ora per assistere ad una proiezione in questo insolito cinema bisogna prenotare anche con qualche mese di anticipo. Per cui ti vedi un film che è vecchio, perché se chiami un mese prima e dici voglio vedere sto film, ma secondo me non lo quindi guardano tanto il film. No, no, secondo che me feste. No. Sono, nella prossima puntata vi racconteremo quali tipi di feste spontanee nascono in questo luogo di perdizione. Perché le andremo a provare. Perbacco. Viaggettino a Londra, last minute. Abbiamo prenotato un mese fa. Quando sono andata a intervistare il tipo, in realtà io ho provato, scherzi. Non avevo dubbi. A me tutti quelli che sono inseriti in scaletta li intervistiamo noi personalmente, no? Certo. Come le canzoni, anche quelle sono scelte da noi. Anche se talvolta potrebbe trapelare che così non è, in realtà è così. Invece sì. Filippo ci dice che ha sentito tutto comunque. Grande. Ciao, salutiamo Filippo. Filippo che, io vi devo dire la verità, ragazze, perché è un po' più giovane di me. Filippo è un gran bello, ma di quelli proprio belli, 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 con un bel viso. Quindi se proprio vi dovessero finire le vostre storie d'amore, sappiate che ve lo posso sempre presentare. Bene. Vabbè, adesso allora, gli ho fatto anche pubblicità, che lui conquista tantissimo. Sarà arrossito o ma no? Ma che è arrossito? Ma no, ma quello è uno sveglio, mica arrossisce. Vabbè. Va bene, insomma, passiamo da un'idea geniale ad un'altra idea geniale e decisamente innovativa, quella che hanno avuto dai loro inizi, fin dagli albori, i Liftiba, per la loro musica, per la loro particolarità, per la loro peculiarità. Quindi ascoltiamoli in uno dei loro primi successi, El Diablo. Brava.
Brava, grazie. Bravissima. Ogni giorno si scoprono delle cose nuove. Io li ho sempre chiamati Liftiva. E per me erano i Liftiva. In realtà ho scoperto, scusate, che si chiamano Litfiba. Dove quindi... vivi tu? In Liechtenstein? No, a decima, è ancora più piccolo. Ecco, forse per quello. Sei un po' fuori dal mondo. Vabbè. Dai, ogni tanto ci va. Ma questa sera è una puntata un po'. Oh, chiedo scusa se ho preso i piedi. Ma questa sera è una puntata un po' passerella. Sì, sì, no, l'Elisa. Sono contenta che non ti fa fugli stasera. No, è vero. Vado via liscia e fluida come l'acqua. Rocchetta, yeah. Yeah. Belli fuori. Bene, esatto. Vabbè, vai. Meno male che c'è la Valle che è una seria, perché sennò. Sì, ma adesso poi non lo so mica dove andiamo a finire. No, ma adesso dobbiamo coinvolgerla anche lei, così viene nel nostro campo. Ma lei è sede, lei è brava, non sì, come sì. Voi che mi fate tutta sconclusionare. No, noi stasera siamo bravi, vero? Infatti c'è già il ciuffo un po' mosso, l'Alessandra, sì, ha visto? Sì, perché vabbè, sono tutte le preoccupazioni che mi date, vabbè. No, vai tranquilla. come faremo? Dai Vale, di chi ci parli? E allora, dopo tante uscite discografiche per questa primavera 2013, ed anche loro riuniti dopo alcuni anni e amatissimi dal pubblico italiano, una delle band più originali e più apprezzate qui in Italia, hanno proposto un nuovo lavoro. Si tratta di Trilogia, 1983-1989, Live 2013, un doppio live registrato durante le date milanesi del 30 gennaio e 31 gennaio 2013 all'Alcatraz di Milano. Stiamo parlando dei Litfiba. E proprio a proposito dei Litfiba, non so se sapete che la voce dei Litfiba, Piero Pielù, si è lasciato coinvolgere in un'esperienza che sarebbe stato difficile immaginare proprio per lui. Ed eccolo allora apparire a sorpresa tra i giudici a The Voice of Italy, nuovo talent show. Chi l'avrebbe mai detto? Io no. No, Piero Pelù, che fa un po' così quando canta. Ecco, che sì, si sarebbe lo prestato. Fa sempre. Sempre, è uguale. Infatti a fare un andrò a fare la cosa dei Liftiba. Perché adesso che si fa le Liftiba. Esatto, così. Ti vedo bene fare il vocalist. Hai visto? Mi manca il giubbottino in pelle, vabbè. La procuriamo. Il gilet di pelle, esatto. la basetta però non no, so se no, la va bene, procurarmela. No, ma procuriamo un giubbotto di pelle, vai, ti vediamo bene. Esatto, il vado. Cuscino. Il codino. Il cuscino non lo sa nessuno, del cuscino non si nota, sono solo tutti che sono più alti. Vabbè. Stasera cresci con vabbè, insomma, Piero Pelù. In questo talent show. L'avete guardato voi il talent show? No, non ho tempo. No, tu l'hai guardato? No, nessuno ha guardato. Visto. Io ho dato un'occhiata a 10 minuti, ma non ho capito come funziona. Bene, beh, vabbè, ma da te possiamo aspettarci queste altre, perché... Cosa vorresti dire? Dopo Liftiba, non riesco neanche a dirlo così, ma com'è? Possiamo aspettarci di tutto da te. Ah, insomma, allora, per me erano i Liftiba. Come esistono le bendine, esistono anche i Liftiba. Cioè, c'è poco da fare. Benissimo. È un nuovo mondo la musica ascoltata insieme a te. È vero. Sì. Una visuale diversa. Io sono famosa fra i miei amici perché sbaglio sempre i nomi. Non ne becco mai uno. Ma scusa, perché non ce l'hai detto all'inizio di questa avventura? Scusa. Perché le cose vanno scoperte via. È una cosa un po' intima che, questa. Che intima, infatti, lo sanno solo quei nostri ascoltatori, che sono sette come i lettori di Leopardi, che poi è diventato famosissimo, quindi per noi il percorso è solo l'inizio. Speriamo vabbè. Positivo. Mi piace questa tua vena piena di speranza. E vabbè, ci vuole e sempre okay. Il lato positivo, sennò... Ma torniamo a Peluvala, che è meglio. Vabbè. E a chi ti ha chiesto se non si sentisse un po' sdoppiato in questo ruolo che non si addice particolarmente a un rock, lui ha risposto così: a essere sinceri, non lo vivo come uno sdoppiamento, perché quando mi fu proposto a ottobre scorso di partecipare, io ovviamente ero estremamente scettico. Poi, parlando con gli autori, che sono giovani e nuovi, abbiamo guardato ore e ore delle edizioni straniere in 52 paesi. Mi sono reso conto che ne usciva un linguaggio nuovo, nonostante sia stato inventato dallo stesso criminale che ha inventato il Grande Fratello, ovvero John D. Mall. Anzi, credo abbia cercato di farsi perdonare. Cosa inventerai tu per farti perdonare? Dimmi. Dimmi. Sto preparando qualcosa. Stai, è vero, sto lavorando. Sto lavorando. Vabbè. Lo vedrete. È una cosa che riusciamo a vedere prima della fine puntata o si rimanda? No. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana.
però la cosa ci preoccupa, eh. Gallo non dorme stanotte. Stavolta è lui a non dormire. Al posto mio, bene, almeno non sono l'unica. E vabbè. Okay. E vabbè. E poi mi diverto, posso essere me stesso, non devo costruirmi nulla intorno. Ho detto, se vengo mi accettate per quello che sono. Loro si sono guardati e hanno detto che era proprio quello che volevano. Al suo fianco in questo ruolo anche Grandi Conciante e Raffaella Carrà. Un trio strano, vabbè. Sì. Un po' come noi, una strana famiglia. Un misto, insomma. Un misto. Vabbè, ma... Che però nel complesso... Noi o famo strano ci piace, sì, quindi vabbè. Vabbè, allora a proposito di giovani talenti, adesso ascoltiamo una bellissima e giovane artista. Poi stasera io sono carichissima nei saluti ai miei amici che abitano lontano, perché avrei potuto scegliere un pezzo del suo ultimo lavoro. Però questa canzone mi ricorda tanto un mio amico che si divide tra Thailandia e America. Di solito fa 6 mesi di qua, 6 mesi di là, povero. Poverino. La roba da disperati. Sì. E tra l'altro torna oggi dalla Thailandia, quindi io gli mando un saluto. Ciao Mario. Ciao, e ascoltiamo Mario. Ciao. Alicia Keys con Empire State of Mind. Bellissimo. È bella, sì. Eccoci di nuovo in diretta. Stasera abbiamo l'Alessandra che è molto carica. Prima ascoltavamo il pezzo, era carichissima. No, ma l'Elisa, vabbè che stiamo anche parlando di talent, sì, ma lei aspetta di essere scoperta, infatti, in pratica. No, ma anche l'Elisa stasera, io ho paura di stare insieme a voi. Io sono commossa, guarda, sentila cantare, faremo, mi veniva quasi duetto, faremo un duetto di quelli giù di testa. Che culo. Vi facciamo piangere dall'emozione. Infatti io stasera ho paura di stare insieme a voi due stasera. Già il duetto Falco si chiameranno, perché già questa sera proprio... non diciamo cosa, vabbè. No, ma dico, stasera io con voi avrei paura di stare insieme a voi. Già io e lei ci prendiamo scontrate con le cuffie, ci scontriamo sempre, capito? E se che stasera ci sono le cuffie un po' troppo ingombranti, ci tocchiamo sempre, non lo so. E poi questa canta, sì. Io canto, ballo. Lei canta, balla. Di qua adesso, stasera mi fa paura il programma. Facciamo follie stasera. Ma ritorniamo da Alicia Keys, che è bravissima. Sì. Anzi, torniamo ai talent, perché stavamo parlando di talent show. Esatto. A voi li guardate adesso, a parte nuovo che magari... Ma quelli io precedenti... Io ho guardato un po' X Factor, lo devo ammettere. Mm. Però solo quello. Amici. Io Amici sì. Amici, vedi, no, vedi. Amici, io guardavo le prime puntantino. Edizioni. Io purtroppo sono che non guardo un po' perché lei lavora, lei sì, uno, ma sono uno che c'ha da fare, c'hai pensieri, c'è pensieri, c'è pensieri, vero, salì a piastrellare, no, infatti è vero. Vabbè. Lei non guarda gli altri cantare, lei canta sotto la doccia, sotto la doccia, sì, a lavorare, okay. O sotto la pioggia, anche perché molte volte lavoro fuori, ma povero, no dai, e la prendo anche l'acqua, poi come canto dopo, e vabbè, non ci ragoniamo più di tanto. E insomma questo perché sti ragazzi che escono dai talent, ok, hanno una gran visibilità, fanno subito dei successoni, però in realtà vengono parecchio criticati, nel senso che sì, perché comunque molti dicono che sono lì perché sono un po' para bip, perché hanno avuto la fortuna di capitare nel talent, quindi hanno un grande seguito, un grande ascolto. Io ho sentito anche delle interviste dei cantanti della musica leggera italiana che non hanno parlato molto bene dei talent, e secondo me passava un po' di invidia, perché a parte che è vero, questi ragazzi hanno una gran visibilità, ma comunque secondo me sono anche bravi, o comunque ce ne sono di bravi, perché Mengoni, che ha vinto Sanremo, comunque sta vendendo un sacco, perché dai vertici delle classifiche adesso è stato spodestato da Emma, che è un'altra del talent, che ha vinto Amici, sì. Diverso reality, cioè diverso talent, ma comunque la storia è sempre quella. Diciamo che comunque i talent hanno un po' riempito e hanno sfornato un sacco di persone, quindi è facile che... E poi sì, col fatto che vengono seguiti in TV sicuramente danno una bella spinta. Un trampolino di lancio non da poco. Però comunque anche nel tempo, per esempio l'Amoroso, che ha vinto qualche anno fa, continua a vendere molto, cioè fa un disco dietro l'altro. Nei primi 2 anni ne ha fatti 4 e adesso comunque uno all'anno, e va bene. Poi c'è Noemi, che è molto brava. Marco Carta, che sembra un pochettino più in ombra, invece ha vinto per il secondo anno consecutivo a Los Angeles i Kids Choice Award 2013, quindi insomma anche lui già disco d'oro col suo nuovo album. Chiara, anche, che ha partecipato a Sanremo, comunque vende molto bene, è una di quelle che sta vendendo di più. Insomma dai, di bravi ce ne sono. Sì, dai. Poi c'è anche qualche ciofeca in mezzo, che però
Secondo me sparisce abbastanza in fretta. Sì, e poi se non ci fosse non si riuscirebbe a, diciamo, vedere chi è più bravo. Esatto, è vero. Sì, non si sarebbe a chi sarebbe a chi ridere dietro. Beh, vabbè. Esatto. No, però insomma sì, qualcuno bravino con delle belle voci c'è. Sicuramente devono avere tanta pazienza per affrontare le critiche. E poi Marco Mengoni gli è toccato. A me dispiace tanto che non abbiamo il video, perché l'avevamo trovato e poi non si sa bene perché non c'è più su YouTube, ma era divertentissimo. A Mengoni gli ha anche toccato sorbirsi, ma anche secondo me si è molto divertito, l'imitazione di Vernia. Io non so se voi l'avete visto, che sta tipo così, sì, quando lo imita con i capelli dritti. Sì, io l'ho visto, era fortissimo, era è fortissimo. È vero che faceva ridere. Solo infatti che è un vero peccato che non ci sia. Perché l'avevo trovato, accidenti, l'avrei proprio visto volentieri con voi. Io mi sono divertita tanto a guardarlo e secondo me si è divertito anche tanto Mengoni a farlo. Che tra l'altro Mengoni sta anche andando un sacco bene col suo disco nuovo e parteciperà all'Eurovision Song Contest con l'Essenziale, che è già disco di platino, e sta crescendo molto come artista. Infatti a questo suo ultimo lavoro hanno collaborato Ivano Fossati, la Nannini, Cremonini e qua ciao Mitch, ti ricordiamo, ciao. E ti facciamo anche hashtag, che è un po' il tuo gesto di riconoscimento. Vabbè, ciao Mitch, torna presto. Il disco l'ha registrato tra Los Angeles e Milano e ha detto che una grande sfertata a se stesso come uomo l'ha dato l'incontro con Lucio Dalla prima che morisse, che praticamente gli ha regalato un sacco di ottimismo e gli ha chiarito un po' il modo di affrontare alcune domande esistenziali. Insomma, chissà cosa si sono detti. E comunque adesso ci ascoltiamo un'altra ragazza uscita da un talent. Era nella squadra di Morgan, ha i capelli rosso fuoco e si chiama Bisogna premere Veronica il pulsante Scopelliti. Bisogna premere il pulsante. Noemi. È lei. Noemi. Noemi, benissimo, Noemi. Con Se non è amore. Bellissimo pezzo di Noemi. Io stavo pensando quasi quasi, Elisa, che potremmo iscriverla a Open Factory, la nostra amica Alessandra. Potremmo iscriverla a un talent, esatto, a The Voice of the Italy, eh. Per vedere, perché ho visto che ha una bella voce stasera, senti prima che proprio sì, sì, assolutamente. Povera Valentina stava per dare di stomaco dalla disperazione, no, no. La regia vuole criticare anche lui, ma vuol dire no. Un parere anche no, lei. La regia apprezzava, erano quasi emozionati, pelle d'oca, perché loro sono proprio in modalità pubblico così dall'altra parte della stanza che ti vedono pienamente, però non si quindi guardano. L'hanno goduta al massimo. A me sembravano molto emozionati in realtà a sentirmi cantare, ma infatti sentivo, prima diceva la regia che c'era un caldo bestiale, non so, forse perché tu adesso è venuto freddo calore, in studio, è sceso il gelo in questa stanza dopo che mi sono messa a cantare io. E vabbè, direi di andare oltre. Fino ad ora abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di amore, ma adesso parliamo un po' di cibo. Cambiamo completamente argomento, perché d'altronde a noi italiani ci piace mangiare e la nostra è una delle cucine migliori al mondo, secondo me. Poi vabbè, sarò di parte, è la migliore del mondo. No, ma credo che possa darti conferma, la maggior parte dice che in Italia si mangia molto bene. Sì, è vero. E Gallo ha anche la faccia da buon gustaio. Non ci dica cosa mangiate stasera, che sennò non finiamo più la trasmissione. No, ma faccio presto, insalate. Non ce lo dica, non ce lo dica. Di buono, è stato proprio a stecchetto. Leggera, sì, se no la camicia non entra mica più. Accidenti. C'è il motivo. Sì, perché mia moglie non ha ancora imparato bene a lavare la biancheria, hai capito? Tutte le volte che la lava si stringe. Ma che come non impara? È 100 anni che siete sposati. Si vede che ogni tanto un po' decoccio. Allora sì, io dico, ma che allora mi ha detto prova di mangiare di meno. E allora, io ho un'idea, ma perché non le fa lei le lavatrici, così le dà una mano? Ecco, io veramente non saprei neanche usarla, veramente. Ecco, no, perché sua moglie non sa fare, ma lui neanche. Vabbè, dai, andiamo oltre, torniamo al cibo, che invece è un argomento che unisce tutti quanti. Sì, sì. Il piacere di andare a mangiare fuori, di pranzare, di cenare insieme, non se lo toglie nessuno. E parlando di cibo, i ben informati sanno che ogni cibo può essere fonte di benefici inaspettati, basta soltanto scoprirli e saperli scegliere. Parliamo per esempio delle fragole, che stanno iniziando a comparire sui banchi dei mercati, no? E sui bianchi dei fruttivendoli. Ancora non sono saporitissime, no, però stanno maturando. Il tempo si aggiusta, esatto. Adesso. Speriamo. Le fragole aiutano il metabolismo, lo attivano, proteggono i denti, contrastano la cellulite, contrastano l'ipertensione, l'invecchiamento. Devo averne mangiate pochissime praticamente io, perché devo mangiare almeno 100 volte tanto, visto che vabbè, sempre tragica. Rimedierò adesso, è sempre adesso tragica. Le compro delle cassette. Vabbè.
Insomma, le fragole sono preziose per la bellezza, perché sono fatte al 90% di acqua, per questo idratano le cellule dell'organismo senza appesantirlo con troppe calorie, sono dietetiche quindi. Sono anche ricche di enzimi capaci di attivare il metabolismo dei grassi, aiutando il corpo a dimagrire con meno fatica. Le fragole sono anche ricche di fibre e aumentano il senso di sazietà, regolarizzano l'intestino e fanno assorbire meno grassi e meno zuccheri. Come abbiamo già detto, sono antirughe e anticellulite. Insomma, sono veramente fantastiche. Cioè, dobbiamo tutte correre a comprare fragole su fragole, anzi no, dobbiamo piantarle nell'orto. Io stavo, perché adesso ci sono i tipo i camioncini sul bordo delle strade, sul ciglio, sì, della strada, sì, no? Io quasi quasi scendo da un cazzotto e scappo, che così però mi rimetto in forma. Volevo fare una domanda in merito, ma si parla di fragole, ma non condite, farlo sciroppo con lo zucchero e limone, vero? Che no, io mi ecco, no, Gallo, fragole no, normali. No, non si allarghi. No, infatti chiedevo perché no, cioè, io con la panna montata magari per le diete, perché no, eh? Perché no, che bacco. Un peccato di gola ci vuole sempre, sì, sopra un po' di topping al cioccolato, poi lei mangi così per circa un annetto e vedrà e che muore. Fra un muore, basta, no, non va bene, e vedrà niente, che sarà una silhouette, un figo, vabbè, più di così è impossibile, però no, vabbè, ovviamente vabbè, no, vanno mangiate così nature come sono, appena raccolte dalla piantina. Appena raccolte. Appena raccolte la contadina a casa. Cioè, che saltella. Un po' live. Stasera ascolto cioè, delle cose che quello che esce dalla mia bocca è confronto roba da ridere. No, ma sai, io pensavo così di, perché magari sai, se fai il sughino con il limone, lo zucchero, che fai tutto un bel. No, Gallo. Non va bene questo. No. Non va bene. Porca miseria. Io no, pensavo lei che. Non ci provi neanche, no? No, infatti, no. Oh, niente, cerchiamolo. Farò senza, mangerò le fragole. Cioè, lei è uno di quelli che quando il dietologo le dà la dieta e scrive a pranzo un panino, lei prende un filo nei grandi così. Beh, sì. Poi dice: ma era uno solo. No, un panino. È come quando vai a prendere un bicchiere di birra o di vino, hai capito che io ho un bicchiere alto così. Un bicchiere. Però ci sta una bottiglia dentro. Sì, lei fa il furbo, insomma, come sempre d'altronde. Ormai ci la provo, ci provo. Ai, Gallo, ai. Ritornando alle nostre fragole, sappiamo che sono anche ricche di vitamina C e questa vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro, utile per la formazione dei globuli rossi e per i muscoli, e la produzione di collagene, una proteina che previene le rughe e rafforza i capillari, riducendo ritenzione idrica, come abbiamo già detto, e cellulite. Questa azione antiritenzione viene poi ulteriormente potenziata dal potassio, un minerale di un cui cyborg. Le fragole... Uno mangia una fragola e diventa un cyborg. Non muore più questa una favola. Avevamo già citato i denti, hanno un'azione molto efficace anche sui denti, perché li sbiancano e li proteggono. Servirebbero a me, no? Così arrivo con dei denti perfetti. Insomma, questi frutti contengono, oltre a tutto quello che abbiamo già elencato, anche xilitol, una sostanza dolce che previene la formazione della placca dentale e uccide i germi responsabili dell'alitosi. Sono antiossidanti e mantengono giovani. Le fragole sono state inserite, eccole qua, tra i super cibi che mantengono giovani nella speciale classifica super cibo. vabbè, stilata dall'USDA, il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, per il contenuto record di sostanze antiossidanti e altre sostanze benefiche per la salute. Fanno anche bene al cervello. Non abbiamo finito. Alcune ricerche hanno dimostrato che grazie al loro contenuto di acido folico le fragole sono utili per il mantenimento della memoria. Quindi studenti, mangiate tantissime fragole, anche però io da domani. Però non servono per quando uno si infarfuglia, per quello no. No, perché io ne mangio già adesso tutti i giorni quasi, ma continuo a infarfugliarmi. Non fanno, le sue sono fragole taroccate. Sulla memoria spero che agiscano a lungo termine. Vediamo. Se no... Vabbè, andiamo oltre. Insomma, se non sapete come acquistare le fragole, abbiamo anche i consigli per l'acquisto delle fragole, però ve lo diciamo fra un po'. Prima direi di ascoltarci la canzone dei Modà, Tappeto di Fragole. È come non dedicare una canzone. Esatto. Siamo tornati, abbiamo perso un componente di questa pazza famiglia. Per strada, un attimo solo, tornerà presto. Sì, chissà dove andrà. Sarà andato a comprare delle fragole. Lo vediamo, eccolo, si è imboscato. Si è imboscato in regia. Sì, sentiva la mancanza del figlio. No, mi fate come la voglio, perché se due canti, io non riesco a arrivare a una canta, l'altra canta.
Mi fate paura, ragazzi. Chiedo scusa, se mi fate paura. E cosa vuoi? Perché quando la musica chiama, quando uno c'ha il ritmo nel sangue, bisogna rispondere. Non può farne a meno. No, infatti, stasera mi sono messo dalla parte. Che non si sa mai, perché prima c'erano dei gesti che si levavano le mani, che adesso me ne avrebbe il cazzotto. Allora dico, mi sono sposato anche per quel motivo. Ma Gallo, ma che figura ci fa fare? No, che no, fa pensare che facciamo cose strane. No, ma guardi, perché abbiamo i nostri ascoltatori, abbiamo Filippo che ci scrive in chat e lei dice queste cose. Perugia. Dopo pensa male, pensa che faccio delle robe strane. Non mi segue più, non me la faccia piangere. No, Filippo, tranquillo, non parlo niente male, perché non c'è motivo, è solo perché stasera si vede che sei molto carica e... perché sono più alta, ecco, Gallo, per quelli probabilmente per quello. È un livido nuovo che non mi sono messo in parte per sicurezza, ma adesso vi vengo a raggiungervi. Grande, ti aspetti, l'aspettiamo. Okay. Ti era troppo confidenziale, l'aspettiamo. Va benissimo. Il lei dopo, è sempre gradito. Andate pure avanti, arrivo. Va bene. Le nostre benedette fragole sono che ci salvano. Le super fragole. Insomma, preferisci un prodotto italiano e acquista le fragole quando sono di stagione, in primavera. Scegli le fragole turgide con colore rosso vivo e uniforme e con piccoli picciolo ben attaccato al frutto. Se le acquisti le fragole in vaschetta, controlla che non vi siano frutti ammaccati o ammuffiti, perché nel giro di poco la muffa si può estendere in tutta la confezione. Come fare per scrutare le proprietà delle fragole che ti abbiamo descritto? Ecco una preparazione buona e salutare da consumare una volta al giorno per 4-5 volte a settimana. E dopo che le mangi diventi un cyborg praticamente, no? Visto tutte le facoltà che hanno queste, le proprietà che hanno. Antiossidanti, anticellulite, tutto. E perfetto. Allora, come le mangiamo un tocca queste fragole? E se volete prepararvi una bella insalata, ecco come fare. Insalata di rucola e fragole. Monda, lava e asciuga un ciuffo di rucola. Poi spezzetta le foglie in una terrina, pulisci e affetta 8 funghi champignon e 8 fragole mature e sode. Metti anche questi ingredienti nella terrina con la rucola. Schiaccia bene altre 4 fragole. Unisci un cucchiaio di olio d'oliva extravergine, mezzo cucchiaio di senape, sale, pepe, succo di limone ed emulsiona con cura. Versa la salsina sull'insalata, mescola e servi. È abbastanza figa questa sì, ricetta, decisamente. Direi. La proveremo. Sì. Adesso quando faremo la cena di C100, la proporremo. CUTV, canale 4, per non farci pubblicità, esatto. Quando faremo la cena di C100, mangeremo questo. Era un pranzo, mangeremo questo lo stesso, anche se fosse una merenda o una colazione. Fragole. Perché, champignon, rucola e quant'altro. È la senape che non mi convince, però vabbè. Possiamo anche ometterla. Possiamo anche sperimentare per una volta, dai. Vabbè. Chissà se piace questa bella insalatina anche ad Adele. Secondo me lei di insalatine ne mangia poche, vedi? Sì, vabbè. Comunque facciamo che adesso la ascoltiamo e poi quando la sento glielo chiedo e ti faccio sapere. Ok, d'accordo, sarà fatto. Eccoci qua. Visto, abbiamo ragazzi, anche ballato sì, noi stasera su Rolling in the Deep di Adele. Noi siamo cariche stasera, visto che sono tornati insieme a voi. Oh, meno male. Carino. Ci voleva, ci mancava. Sì, è arrivato momentaneamente in regia a trovare in regia di là, a sentire un po' cosa c'era di bello. Per essere, perché onestamente io... Per fare un po' gruppo con gli uomini, insomma, sì, perché sempre in mezzo alle donne... No, non va bene. Non se la sente. No, questo non vorrei magari... Non è che poi ci passa sull'altra sponda. Oddio, No, lascia perdere che qua sono. Guardate, ragazzi, io purtroppo io sono di stampo vecchio, preferisco sempre. Sembra che ti siate questo di stampo mafioso. No, stampo mafioso, no, io sono ancora. È uno all'antica, lei. Sì, io ci tengo le certe cose, ci tengo ancora. Non so chi prova le cose diverse, come va, com'è. Non voglio neanche sapere. Ne parleremo nella prossima puntata di questo argomento. Sarà meglio che continuiamo con Adele, che sennò va a finire che diciamo delle robe strane. No, ma infatti io rimango del mio parere. Io mi spavento quando intavoliamo certi discorsi. Sì. Sa qualche anche rimembranza old esatto, di tempi passati esatto, che uscivano.
robe strane, ora non più, siamo molto seri. Esatto, stasera ci spaventiamo un po' tutti. Stasera sì, possiamo intitolare la puntata spaventosa stasera. Spaventevole. Spaventevole. Mi veniva da pensare una cosa che ho visto oggi in televisione di una che si è spaventata che ne devono in borsa un altro. Beh, vabbè. Il programma quello è chi se ne frega. Okay. Andiamo. E insomma, brava Adele, brava. Lei è, sì, ha questo stile molto raffinato, sta voce molto particolare. E anche la sua bellezza è particolare, perché lei è un po' curvy, si dice. Oltre le curve, però ho visto prima il video, si vede che la roba lei gliela regalano, eh? In che senso? I tassini che volavano, che si rompevano, quelle cose qua. Ragazzi, si vede che la roba gliela regalano. Sicuramente lei guadagna molto più di noi, quindi sì, può anche può cambiare le argenterie e quant'altro. Ho visto che gli ha fatto un bel russo là per terra, voglio dire, cioè, se un filmato le fa dei cocci. Ecco, chi rompe paga e i cocci sono i suoi. Esatto. Benissimo. Chissà, oltre che rompere piatti, tassine e zuccheriere, che cosa mangia Adele? Chissà se, oltre ad avere una voce raffinata, magari anche dei gusti raffinati. Perché insomma, di solito, magari una che va a panini e mortadella. Vabbè. Forse non credo, panini può darsi. Comunque, se mai dovesse essere una di quelle che ama la cucina raffinata, ci sono sicuramente degli ingredienti a cui i palati più sopraffini non possono rinunciare. Anche se poi per deliziarsi di questi sapori comunque occorre avere anche delle tasche di un certo tipo, perché insomma ci sono dei piccoli lussi che non tutti possono permettersi di portare in tavola. E allora, quali sono gli ingredienti e gli alimenti più costosi che possiamo introdurre nei nostri menù? Sembrerà strano, ma il primo è lo zafferano. Come ho detto, ma è contagiato? Ah, non lo Stavo so, dicendo zafferano. Lo zafferano. Già mi manca la R, ci manca che mi perdo anche la Z, che c'era un po' XXO. Zafferano. Lo zafferano, io più che assaggiarlo nel risotto non l'ho mai assaggiato. Neanche io, però comunque è uno dei cibi più costosi al mondo. Piccole quantità di zafferano sono già di per sé molto care, poi dipende anche dalla qualità di zafferano. Esatto, questa è la spezia più costosa al mondo ed è ricavata dai pistilli del fiore del croco, una pianta con fiori da colore violaceo originaria dell'Asia e dei paesi del Mediterraneo. A renderla così pregiata è la difficoltà della coltivazione e la raccolta, che deve essere obbligatoriamente a mano, e praticamente il prezzo di questa spezia arriva fino ai $10,000 al chilo. Effettivamente nei nostri amati supermercati vendono delle bustine dove dentro c'è tipo 1 milligrammo, quindi sì, pochissimo. E mia nonna ci faceva il risotto. E vabbè, molto più famoso, o più che altro, molto più conosciuto il fatto che sia caro, è il caviale. Il caviale, che praticamente cosa sono? Sono le piccole squisite uova di pesce, nello specifico dello storione, che rendono ogni pietanza un vero vino al lusso. Ci sono diverse qualità di caviale. Sembrerebbe che la più nota sia il beluga, ma non è così, perché la più prelibata, la più preziosa è l'almas, che è un caviale che proviene dall'Iran e che raggiunge un costo di $25,000 al chilo. Ragazzi, io non li vedo neanche in un anno, cioè, vabbè, devo darmi ai furti di caviale, vabbè. Si trova solo nei migliori ristoranti a Londra, alla Caviar House in Prunier, e a renderlo ancora più speciale la confezione, perché sembra che venga venduto in barattoli. Noi abbiamo le lattine, allora. Chi può ha i barattoli a 24 carati. Se scopro dove buttano il patume vado di brutto. E perché sì, e poi visto che tanto ci sono già in mezzo a ste cose, me lo vendo, ma vabbè, saprei già come nuovo business. Ho un commento su questo. C'è un commento, perché oggi pomeriggio mentre aspettavo lui ero nelle zone qui vicino, qua nelle vicinanze qui, e vabbè, parliamo di persone che andavano a ravanare nel rusco, probabilmente andavano a cercare le latte. Sì, perché qua ci sono un sacco delle nostre parti nella bassa, un sacco di miliardari che prendono il caviale al mas in barattoloni da 24 carati per bacco. I soggetti che ho visto io non ero sicuramente dei signori. Vabbè, purtroppo. Allora, intanto che io cerco qui su internet dove andare a cercare i barattoli da 24 carati buttati dai ricconi, esatto, qualcuno prosegua col discorso dei cibi pregiati. Io adesso ho da fare, mi devo documentare. Scusate. Sì, documenti pure. Proseguirò io. Okay.
abbiamo altri cibi. Gli appassionati di carne lo conoscono già e stiamo parlando del manzo Wagyu, più noto anche se impropriamente come manzo di Kobe. Isola, scusami, ecco. Cioè, posso salutare la Silvia che si è collegata? Ciao Silvia! Ciao, salutiamo Silvia. Tutti, ciao Silvia, ciao. Ciao! Scusami, continua niente, con le tue mucche, ritorniamo quello che è. Al manzo. Il manzo, ok. Manzo di mucca, il manzo di Kobe, l'isola dove vengono appunto allevati. La carne è tra le più buone al mondo grazie ad un'intensa marmorizzazione del grasso. Si narra che gli animali vengano nutriti con birra e massaggiati regolarmente per distribuire meglio il grasso, con costi che raggiungono $1,000 al chilo. Oppale, anche questi si fanno pagare. Certo che questi manzi si godono di massaggi, birra. E dicono, guarda come ci tratta bene, poi tracli, ammazzano. Vabbè. Ognuno ha la sua vita. Che vita da cane, no? Che vita da manzo. Yeah. Bene, posso andarmene stasera? No, puoi star qui ancora con noi. A dirne un'altra grossa? Certo. Bene. Tanto stasera va così. Allora, passiamo al Giappone per un altro ingrediente pregiato, che è il cocomero Dansuk, proveniente dall'isola di Hokkaido, noto per la sua dolcezza e la sua rarità. Ha un costo più che elevato. Nel 2012 ne sono stati prodotti soltanto 65 contati, il che ha portato il prodotto a crescere ad un costo di $6,100 a pezzo. Perbacco. Un cocomero non da poco. Non è da poco, davvero. Quasi quasi costa più che il tartufo. Il tartufo viene dopo. Viene dopo. Infatti, dal gusto inimitabile. Sicuramente costa più dei meloni di Gavello che abbiamo in zona. Però vabbè. Decima è famosa per i cocomeri e i meloni, ma di certo non arrivano ai $6,100. Ma meno male, meno male. Se no, penso che chiuderebbe tutto, chiuderebbe presto. No, come chiuderebbe presto? Vabbè, mangeremo fragole tutto l'anno noi. Sì, penso che i cocomeri tanto costano troppo. Fanno tutto. Guarda. Infatti, fragole. Torniamo al tartufo. Dal gusto inimitabile è il tubero più amato e ricercato nelle cucine stellate e non solo. I costi sono alle stelle. Sono rari i tartufi anche perché la ricerca è complessa e avviene ancora secondo metodi antichi, appunto con i cani da tartufo che vanno nei boschetti e li ricercano, cercano di scovarli dopo essere stati addestrati. Ci abbiamo qui un cane da tartufo. Eccola. La regia può incontrare il cane da tartufo, la regia. Il padre Modo. La vediamo adesso già. Che mi sono umiliata e ho detto due battute di quelle belle mie. È stata troppo seria. Mi fai il caso tu. Eccolo qua. Ok. Abbaia anche, però io. Dai un baiotto. Va bene, basta. Chiudiamo qui l'umiliazione arrivata al limite. Insomma, mentre l'Alessandra, il nostro cane da tartufo, va a cercare i tartufi, appunto li cerca in Italia. E l'Italia è considerata la patria d'elezione dei miglior tartufi, che vengono spesso battuti all'asta. L'Indian Alban Truffle, da 1,5 kg, è stato battuto all'asta di Hong Kong per $160,406. E ancora più cari sono i tartufi bianchi. Perché qui probabilmente... È anche raro, rarissimo. Più raro, molto. Senti come dico bene, raro. 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 È come io dico fazzoletti. Più o meno, sì. Ma guarda, è difficile capire chi dice meglio cosa, comunque... Ognuno ha le sue. Sai cosa facciamo? Ci pensiamo con un po', ascoltando un po' di musica. Esatto, lei diceva try, anche noi proviamo. Try. Pink. Eccoci qua ritornati. Cara Alessandra, tu dovresti avere il video di questo qua. Certo. Ok, domani pomeriggio lo tieni pronto, sì. Che passerò da quelle parti, che così mentre aspettiamo che arrivino i clienti possiamo fare gli allenamenti. No, perché in realtà l'idea che ci è venuta a me a galo guardando... Oddio, che capelli ho. Aspetta un attimo, va. Allora, ecco, sono tornata in me, bella come il sole, tra l'altro. Sempre bella. Perbacco. E l'idea che ci è venuta durante questo video a me a galo è di riproporvelo in diretta la settimana prossima, fatta da me e lui nella puntata di First Floor Family. Secondo me dovete allenarvi bene. Sì, ma domani pomeriggio tempo ce l'abbiamo. Al massimo faremo degli straordinari eventualmente. Voglio che vi preparate anche il vestito, però. Esatto. Sì, uguale, mi vesto uguale a Pinky. Uguale, pizzo qua. Non c'è problema. E lei a petto nudo. Io a petto nudo. Allora, chiaramente non ho i muscoli come a lui. È meglio, lei è meglio. Che poi, mi emoziono dentro. Sì, infatti. Se no, faccia lei. Ha una settimana per prepararsi, per diventare come lui.
Ecco, vabbè, forse dico... non so se riuscirò a arrivare ai suoi livelli, però sarà... comunque di... sicuramente sarà uno spettacolo e un successo, piacerà tantissimo al nostro pubblico. Per fortuna che la prossima settimana, ahimè, mi dispiace, ma non sono a farvi compagnia. Accidenti, accidenti. E allora toccherà trovare un'altra idea per la prossima puntata. Esatto, peccato. Dai, purtroppo per motivi di lavoro. Io me la sentivo di brutto, di fare. Ma noi possiamo sempre, farlo, però mandiamo in onda. Ah, dice facciamo un video. Facciamo un video. È un'idea, boh. Non conosco un cameraman. Ci tiene Gallo. Ce l'ho il camera. Ce l'ho. Il camera. Gallo? Sì, certo. Gallo, cambia bocca. Basta. Sì. Beh, insomma. Parliamo, ritorniamo al cibo. Che meglio. Eh sì. E abbiamo una notizia un po' curiosa che ci arriva dal Belgio. Sono stati introdotti i francobolli al gusto di cioccolato. Li possiamo anche vedere, dovremmo avere l'immagine. Leccare francobolli non è mai stato così piacevole. Queste sono le parole dei cittadini belgi. Francobolli. Eh sì, francobolli. Felici che il servizio postale nazionale abbia introdotto pochi giorni fa una golosa novità. La gomma sul retro dei francobolli, infatti, è stata realizzata al profumo e anche al gusto di cioccolato. La decisione, spiega il produttore Pierre Lempoel, è stata presa dal governo belga per promuovere un prodotto tipico nazionale, appunto il cioccolato. Messi in vendita la mattina del 23 marzo, qualche giorno fa, quindi, i gustosi francobolli sono stati acquistati subito dai collezionisti, ma anche dai molti turisti, curiosi di spedire cartoline originali in patria. 5 modelli realizzati con immagini differenti, ma dal medesimo sapore. Sono venduti in fogli ad un prezzo di 6,20 euro ciascuno. Economicissimi, decisamente. Beh, vabbè. No, però almeno ripromuovono un po' questa idea di spedire, certo, anziché mandare, sì, la mail. Esatto. Poi dai, comunque è carino per promuovere, sì, lecchi, sì, sa da cioccolato. Esatto. Un po' di dolcezza nella vita. Ma sì. Che sia bene, bene. Visto che le fragole erano senza zucchero, almeno i francobolli che sappiano di cioccolato. Esatto, visto che adesso abbiniamo faranno bene come le fragole, perché infatti abbinando il cioccolato con una bottiglietta di Lambrusco e popcorn ci sarebbero anche bene. Vabbè, insomma. Ma lei Gallo, ma stasera ha una marcia in più. Una marcia in più. Che cosa sta cercando di dirci? No, ci dica cosa sta cercando di dirci, ci dica. Vi dico che volevo ascoltare il pezzo di Ligabue di Lambrusco e popcorn. Ah. Eccoci qui, bentornati. Sì, abbiamo sfumato, perché qua stiamo così bene, parliamo e non ci accorgiamo che il tempo vola. Abbiamo ancora tante notizie da darvi. Abbiamo visto questo Ligabue giovanissimo, che era molto figo, tra l'altro. Sì, E vabbè, a parte il pantalone magari un po' corto e il ciuffo un po' secondo me Gallo c'aveva quel ciuffo lì in quegli anni. E vabbè, però visto che non abbiamo tempo, no. Benissimo che lui ha scelto Lambrusco e popcorn, perché siamo italiani. Ma adesso torniamo all'argomento di prima e parliamo di cibi molto diversi, dei cibi più strani che si possono mangiare viaggiando per il mondo, ovviamente se uno ha il coraggio di assaggiarli, perché comunque, certo, le proposte straniere sono un po' originali. Per esempio, se voi andate in Cina potreste trovare la zuppa di nidi d'uccelli. Dimenticatevi subito foglie e ramoscelli, perché i nidi di cui stiamo parlando sono un impasto di erbe, alghe e saliva, e già mi fa un po' schifo, prodotto da questi piccoli uccellini che sono simili al rondone. Sono particolarmente costosi perché è difficile raccoglierli e sono anche molto rari. E quindi questi nidi dalla consistenza gommosa sono noti proprio come il caviale d'Oriente. La tradizione di questa zuppa è secolare, e forse grazie proprio alle sue proprietà molto nutritive, infatti ricca di proteine e sali minerali, e alle sue qualità, e qua tappa le orecchie a Gallo, okay, sennò poi stanotte va a cercare nidi ovunque, sembra anche che siano afrodisiaci. Ecco. Non ho sentito niente. È un'assoluta verità. E insomma, se per esempio invece non avete niente da fare, fate un giro in Cambogia, così. Weekend, una domenica fuori porta, sì, potrebbero, state attenti perché se soffrite di aracnofobia, vi potrebbero proporre un piatto che magari non vi starà molto simpatico, perché qui non parliamo di piccoli ragnetti, tipo quelli che vediamo in casa nostra, ma parliamo di tarantole, le tarantole fritte, che insomma sono queste grosse tarantole che vengono fritte per intero, passate in padella con aglio e sale, belle, e delicate, fiatella, gogo. E praticamente sotto il regime dei Khmer Rossi, quando insomma non è che proprio navigavano nell'oro, erano diventati un sostentamento vitale, e adesso invece sono una vera e propria
Leconia per turisti. Costano pochi centesimi, anche perché sennò chi è che se li compra stasera. E hanno un sapore che ricorda quello dei grilli o dei polli magri, come se noi mangiassimo grilli tutti i giorni per bacco, esatto. Tocciati nel latte e vabbè. E hanno, sono croccanti all'esterno e hanno questo corpo appiccicoso all'interno. Io ho quasi paura di quello che può venire fuori dopo, quindi passerei la parola a qualcuna di voi perché sto quasi male. Parliamo del polpo vivo. Eccala, un'altra cosa bella, delicata. Insomma, non molto, che viene dalla Corea. La stranezza coreana è un piatto piuttosto semplice, composto dal polpo vivo. Il polpo, tagliato a pezzi mentre è ancora vivo, viene leggermente condito con olio di sesamo e servito subito, mentre i tentacoli si muovono ancora. Comodo. Sì. Vabbè. Quindi, in questo caso, la vostra sfida non sarà solo mentale, ma fisica, visto che i tentacoli cercheranno di attaccarsi a qualsiasi superficie tocchino. Oh, bisognerebbe combattere Dio. Con il cibo, insomma, prima di poterlo assaporare, facendo attenzione a masticare bene per evitare il rischio di soffocare. Questo fa molta paura a me. Io sto bene anche se me lo mangio cotto, sì, il polpo, io, però vabbè. Io preferisco sempre l'insalatina di mare classica, quella che fa la nonna. Una sfida tra te e il polpo, cioè, almeno a tavola. Sì. Una lotta all'ultimo sangue. O lui mangia me o io mangio lui. Chi la dura la vince. E vabbè. Vabbè. Parliamo invece del Kopi Luwak, Indonesia. Se vi trovate nell'isola di Sumatra e qualcuno vi offre un caffè, sappiate che potreste imbattervi in una preziosissima tassa di Kopi Luwak. Questo particolare tipo di caffè deriva niente meno che dalle bacche del caffè ingerite, parzialmente digerite e defecate dallo zibetto delle palme comune. È il caffè più costoso del mondo, ecco. Vi rendete conto? Vabbè. La parte intera della bacca di caffè non viene digerita da questo piccolo piccolo animale, ma i suoi enzimi digestivi intaccano la parte esterna, eliminando così in parte il suo sapore amaro. Con i suoi 500 euro al chilo. Il Kopi Luwak è il caffè più costoso al mondo. Chi è? Vamola. Hai capito? Altro che quelli che beviamo noi che non facciamo pubblicità, ma esatto. Sei curioso domattina? È una bella tassa di... Più che altro andare a giustificare mia moglie che gli spero 500 euro del caffè. Quello è il problema di giustificare. La curiosità è tanta. Chissà che aroma e che profumo. Sì. Esatto. La curiosità è tanta, ma è più che altro è spiegare a mia moglie che ho speso 500 euro del caffè. Però digli è buono. Sì. È raro. Sicuramente. Se io penso che se spendo 500 euro domattina di caffè, io per il resto della mia vita non prendo più caffè. Vabbè, con un chilo le vengono tanti caffè, però. Sì, ma ribadisco. Comincia col tè dal giorno dopo. Esatto. Vabbè. Se no fa così, beve, al posto che continuare a bere caffè, e salta 500 caffè nel futuro, così esatto. Rientra nelle sì, spese. Infatti. Esatto. In fondo è un investimento. Sì. Secondo me lui lo beve, perché lui è un tipo originale, quindi... Sì, anche adesso quando lo sento io lo chiedo un po' come chiedo a Adele cosa mangia, chiedo anche a George Michael se prende quel caffè. Se beve questo caffè. Intanto ascoltiamo che cosa canta I Want Your Sex. Oppale. Andiamo avanti. Ah, non c'è il video. Come a sorpresa, video? Signori e signori, il bello della diretta, il video non c'è. Non no, questa non e gliela allora, perdoniamo. Allora, e adesso che cosa facciamo? Continuiamo con qualche altro cibo strano? Continuiamo con i cibi strani? E insomma, vediamo che cos'è che ci piace. Il vino al serpente, dai, per esempio. Dai, sentiamolo. Questa bizzarra bevanda vietnamita, tutte queste cose vengono da quei paesi un po' così. Questi ritornano, quelli con gli occhi a mano, sì, nelle nostre trasmissioni. Questa bevanda vietnamita altro non è che del vino di riso in cui si è lasciato fermentare per mesi un serpente velenoso. L'etanolo presente nel vino scioglie il veleno, ma io non bevo alcolici, scioglie il veleno rendendolo quindi innocuo e si dice che abbia addirittura effetti benefici. Viene quindi usato anche per scopi medicinali e anche come bevanda. In ogni caso il sapore è talmente forte che deve essere buttato giù tutto d'un fiato. Lo berò senz'altro quando andrò in Vietnam. Certo, dopo essere passata settimana. Per la Cambogia. Sì, certo. E tutti gli altri certo, paesini. E praticamente il colorito rosa di questa bevanda così particolare dato appunto dal sangue del serpente. Insomma, io starei bene lo stesso anche se non lo bevessi, insomma. No, beh, direi neanche io. Bevo l'acqua, il tè, la camomilla. Siamo posti, prima ma anche il vino classico. Un cappuccino, se mai. Fair.
Io se bevo, bevo vino normale, cioè non vino italiano, non vado per... Io fossi lei smetterei anche quello, perché per me le fa male. Sì. Ad ogni modo, forse dovuti, adesso abbiamo il nostro video. Nei dovuti modi, per dire. Ne abbiamo modi. Un altro? No, vogliamo quello. Vogliamo quello, non c'è niente video. Non c'è niente video. Abbiamo... niente, purtroppo. Vabbè. Chi è che legge qualcosa? No, noi volevamo quello. Volevamo George Michael. No, magari ci accontentiamo anche di Emma. Dai. Poi dopo mettiamo su George Michael. Ecco, l'abbiamo. Eventualmente ce l'abbiamo. I segni? I segni c'è. Benissimo. Sembrano speranzosi. Sì. Con George Michael. E vai. Dopo tanta attesa, eccolo, George Michael con I Want Your Sex. Sì, è fatto fuori. Eccoci qua, dopo aver fatto il ballo in diretta abbiamo fatto vedere tutto di più. Sì. Ce l'hanno chiesto dalla chat di guardarci ballare uno spettacolo. E ogni tanto la regia ci accontenta. Non so se ci saremo ancora la prossima settimana. Quando ritorneremo avremo il cartellino da dare a casa. Il cartellino rosso, come si usa nel calcio. Ma insomma, sulle note di questo classico degli anni Ottanta non potevamo fare altro, insomma. Sì, ha fatto un grande scandalo, come abbiamo fatto scandalo noi probabilmente. Forse più noi di lui, Infatti a suo tempo per alcune scene del video c'è stato un po' di scalpore. Ma perché proprio questo pezzo? Perché avremmo dovuto parlare di un argomento che lei probabilmente le sarebbe interessato molto, era curioso, dica la verità. Sì, abbastanza, solo che mi tocca aspettare adesso. Sì, perché purtroppo siamo in chiusura. Potremmo chiedere alla regia di poter andare avanti 5 minuti per Bacco fino a mezzanotte, no, mezzanotte e mezza, alle 2, le 3, le 4, le 6. Ma visto che c'è Luca che è minorenne, dobbiamo chiudere presto. Esatto, però dico, peccato. Ma il prima delle 4 per me è troppo tardi, dovrei andare via prima. Alle 3 e mezza? Sì, esatto. Perché devo andare a lavorare, esatto. No. Giusto in tempo, dovrei giustificare il ritardo. Lavoro. Ci tocca staccare, ci tocca. Vabbè, ci teniamo per la prossima volta, così ho un pensiero per 2 settimane. Chissà cosa dovevano dire. Lasciamo un po' di suspense. Alla faccia della suspense. Esatto. Neanche suspense proprio. Alla faccia della... Insomma, è stato un piacerissimissimo stare con voi. Anche noi. Con voi. Tutti insieme. Volano sempre di più le ore, sarà il ballo, il canto, che ci... le emozioni dell'arte. Travolge così. Sì, siamo veramente travolti e travolgenti. Un brutto lavoro. Ci lasciamo trasportare, va bene. Quindi insomma, vi salutiamo, vi ringraziamo. Ringraziamo sempre C100, CUTV, Open Factory, Stefano Giorgi, tutti quanti, la regia. Magari la prossima settimana riusciremo, Elisa, a dire Open Factory, Dai, anziché Factory. Beh, dopo che questa sera ho scoperto che non si dice Liftiba, ma Litti. Come si dice? Litfiba. Ecco, me lo stavo già dimenticando. E soprattutto hai imparato al volo. Litfiba. La prossima volta mi preparerò su Open Factory, che già, insomma, l'ho pronunciato meglio la seconda volta. Sì, siamo tutti più felici. Beh, comunque, abbiamo iniziato con una gaffa, finiamo con una gaffa, ci sta bene lo stesso stasera. Esatto, c'è una certa coerenza. Mettiamola sotto questo punto di vista. Esatto. Insomma, va bene. Grazie anche alla nostra regia, va. Grazie a tutti, un bacio. Un bacio, salutiamo settimana. Tutti quanti. Ciao. Ciao.